Stati Uniti all'Italia per studiare il modello Napoli, un'esperienza unica per un gruppo di allievi della Elon University alla scoperta di un'università diffusa e di una città in trasformazione. Il nostro viaggio parte da qui, dai quartieri spagnoli, perché è qui che sono stati ospitati 30 studenti della Elon University della North Carolina, che sono venuti qui invitati dall'Accademia Europea di Firenze per studiare i modelli educativi in diverse città, e questi ragazzi universitari hanno scelto proprio Napoli. Partiranno proprio da qui, da Focus, poi andranno all'Università Federico II e infine sempre alla Federico II, ma nella sede di San Giovanni a Teduccio, dove c'è la Apple Academy. Quanto vi colpisce, quanto vi sorprende questa esperienza? Sì, è un'esperienza bellissima per noi, forse è una prospettiva diversa della formazione che abbiamo noi negli Stati Uniti. La filosofia di farsi incontrare le persone diverse e togliere l'isolamento del quartiere è davvero interessante. Cercare di togliere dall'isolamento significa anche rendere più sicuro uno spazio, permettere alle persone di comprendere che non dipendono solamente dalla piccola comunità chiusa che in qualche modo ne costringe i comportamenti, ma riescono ad alzare lo sguardo e ad avere uno sguardo verso il cielo più positivo. Salutati i bambini della Fondazione Focus, ci avviamo a piedi attraversando i quartieri spagnoli verso la Federico II, dove ad attenderci c'è il rettore Matteo Lorito, che ha provato a spiegare agli studenti americani l'unicità dell'Ateneo napoletano a partire dalla sua fondazione, il primo laico del mondo che quest'anno festeggia il suo 800° compleanno. Noi siamo, diciamo, Focus, le nostre scuole dalla parte dei bambini sono il tramite attraverso la porta, diciamo, di apertura che li farà poi entrare anche in contatto con l'Università di Napoli. Abbiamo trovato grande disponibilità nel rettore Matteo Lorito, che ha accolto gli studenti che sono venuti qui proprio a studiare il sistema universitario italiano. C'è qualcosa che noi possiamo prendere, qualcosa che invece possiamo insegnare o comunque trasferire come modello educativo anche negli Stati Uniti? Beh, io direi che noi dal loro modello abbiamo già preso parecchio, perché oggi le università italiane, anche quelle statali, sono, diciamo, anche delle grandi aziende che devono, come dire, anche essere sostenibili, però abbiamo mantenuto la nostra anima, ed è un'anima che quando la mostri, diciamo, ecco, ai colleghi del sistema anglosassone, è un'anima che colpisce, perché alcune nostre scelte politiche, quelle di avere tanti ragazzi in no tax area, quella di fare investimenti continui nei rapporti con la società, con il territorio, sono scelte che, diciamo, per molte università all'estero sono marginali, se non neanche, diciamo, compatibili con la gestione, per noi oggi sono obbligatorie. Ultima tappa al Polo di San Giovanni, alla Apple Academy, e qui i ragazzi si sentono un po' a casa, ma rivelano tutta la loro meraviglia verso un sistema molto più inclusivo di quello a stelle e strisce. Quello che ci ha colpito di più, dice Mary Claire, è il senso di comunità, che qui è molto forte, mentre da noi c'è molta più competizione che cooperazione. Quello che vedo qui, ci racconta infine Steven, è che lo Stato investe molto di più che da noi nella formazione e nell'educazione. Consentire a chi non può permetterselo di iscriversi all'università è molto importante e mi piace molto. Ma ci verresti a vivere a Napoli, a fare l'università qui? Certo, verrei di corsa a vivere e a studiare qui a Napoli, dove si avverte un grande amore per la vita. Anche io verrei di corsa per la storia che si respira qui e per il cibo, che è buonissimo. Dovrei solo imparare a capire come sopravvivere al traffico.